Poi dopo mi sono reso conto che alla fine le cose di cui ho parlato nella canzone erano molto affini alle discussioni, ma anche alle idee nel programma. E alla fine parla di un uomo di 50 anni che vorrebbe rientrare nel mercato del lavoro, è cosa impossibile. Di una ragazza che lavora in nero e vorrebbe essere messa in regola, è cosa impossibile. E poi c'è Agnese. Mario voleva lasciarsi alle spalle quei giorni bugiardi e meschini. Mentre lavava i capelli e tagliava una barba già tagliata ieri, e indossava la stessa camicia pulita, stirata e infilata in quei pantaloni più volte ripresi dall'orlo usurato e ogni giorno più corti che ieri. Mario aspirava una vita normale dopo quei 20 anni passati in prigione. Ma adesso che c'ha 50 anni nessuno gli apre le porte e lo fa lavorare. Ma Mario ci crede, l'orgoglio di un uomo, la forza di un uomo e il coraggio di un uomo. Ma l'uomo di fronte gli dice che è vecchio e per la società resta un poco di buono. Ma Mario è cambiato, lo sa che è sbagliato e in fondo la vita non torna mai indietro, ma adesso ho capito che non sarà mai più, Mario non sarà mai più perdonato, mai mai più perdonato, ma vuole capire se al mondo c'è ancora un motivo, una scusa per dover respirare. Se così si può dire, Laura è senza contratto, ma in Sicilia è normale. E già da 6 anni fa la segretaria dentro lo studio di quel buon ragioniere che l'aveva promesso un lavoro sicuro. 6 mesi di prova e poi tutto è più chiaro. E ora dopo una vita di lavoro nero, niente contratto e niente più lavoro. Laura aspetta un bambino e se questa è una colpa che ci pensi due volte la prossima volta. Ora da ragioniere c'è un'altra impiegata con 6 mesi di prova lunghi tutta una vita. Laura è indecisa, non sa che fare, se tenere il bambino o se lavorare. Laura ha capito che non potrà avere entrambe le cose. Laura adesso vuole solo morire, e vuole solo morire, e vuole capire se al mondo c'è ancora un motivo, una scusa per dover respirare, per dover respirare. Agnese è una vecchia che dimostra 100 anni perché per una vita piegata nei campi, lavorando la terra, sola con il marito e il fidato mezzadro d'un barone fallito. Era morto il marito, morto pure il barone, all'Agnese nessuno una casa ha lasciato, le trascina il suo sacco, un sacco di stracci, rovistando di notte tra rifiuti degli altri. Ma Agnese perdona, e perdona la vita, e perdona la vita se una vita è mai questa. E trascina la sangue, e bestemmia in silenzio che nessuno la sente. Ora Agnese è felice,
ha trovato un cappello, sembra nuovo, lo prova, è l'estate, è un gioiello. Ora Agnese riposa sulla stessa panchina, con la stessa fierezza, fierezza che l'ha fatta regina. Che l'ha fatta regina. E Agnese è la sola che al mondo ha trovato un motivo, e un motivo, ma scusa, per dover respirare.